Che Dio ti benedica se mi dai 1000 lire. Occorrono per mangiare, solo per non morire. Neppur di un solo sguardo mi venia il truce occhio, mentre gli sol mi dice va a lavorare, pidocchio. Alla stazione di Napoli te li ritrovi dietro ogni angolo, come i cani randagi, ed a un certo orario fanno persino più paura. Si muovono lenti, mentre intorno la vita di chi li guarda, senza vedere, scorre veloce, come il tempo sul loro volto. Qualcuno li chiama elegantemente clochard, come se un velo di poesia bastasse a regalare un residuo di esistenza a chi non ne ha. Nella vita di un barbone c'è molto molto da imparare, veramente, ho imparato molto. E io sono arrivato a livello, a un generale 5 stelle, barbone 5 stelle. Perché cosa hai imparato? Ho imparato che la vita di un barbone è una vita dura, dura perché stai in mezzo a strada senza tetto, è più dura ancora dei sguardi della gente che lo guardano così malamente, o quando sale in autobus a sedere sulla sedia di un autobus e tutti scappano, lasciano solo, anche se la sedia è vicina e vuota, non vuole, nessuno vuole sedere vicino a lui, è una umiliazione, no? Nei posti più improbabili della città ogni giorno va in scena il circo della miseria, fatto di vecchie coperte e cartoni che la pioggia riduce in poltiglia. Gli artisti della sopravvivenza si trascinano dietro il loro niente, racchiuso in grandi sacchi. Ciro è uno di loro, anche se lui un tetto dice di averlo, da 10 anni preferisce vivere alla stazione di Fuorigrotta. Ah, sono piccolissimo. Però c'è la corina, per il caso che il cuore, il puttano. 15.000 anni, potrebbe fare i bambini. La vita per strada è cambiata. Col tempo agli italiani si sono mischiati gli stranieri, come Mohamed e Said, arrivati in Italia inseguendo il miraggio di una vita migliore. Io vengo dalla Somalia e sono entrato qua da 89. Adesso non so quanto anni fa, quasi 20 anni fa. E da 20 anni non ho mai abitato da una casa, sempre a mezzo strada e stavo a cercare lavoro. Pensi di tornare un giorno a casa o di rimanere qui per sempre? Io che cosa ti dico? A casa c'è troppo problema, dopo tutti questi anni, dopo 20 anni, come fai a tornare così? Storie diverse, accomunate dalla disperazione e dalla solitudine, quasi sempre affogate nell'alcol. Per questo Raissa beve, ormai sul suo volto non sente più il dolore delle violenze del suo compagno. Storie ben note agli operatori sociali della cooperativa Il Camper, quelli che i barboni non li scansano, ma li cercano in giro per la città a bordo della loro unità mobile. Distribuiscono pasti caldi e panini, medicinali a coperte, ma soprattutto ascoltano i loro problemi e alleviano il loro disagio con una carezza e una parola di conforto. Ne ha bisogno Bogdan, un omone timido e gentile, venuto dall'est Europa e che vive da anni in un vecchio furgone abbandonato. Conosce delle persone straordinarie, è un po' come un boomerang, cioè tu pensi di aiutare gli altri, in qualche modo invece non ti accorgi che in fondo sono loro che aiutano te e aiutano anche a vedere la vita in maniera diversa. Che anche quelli che possono sembrare dei problemi insormontabili, quando fai il confronto con quelli che sono i loro problemi ti rendi conto che le tue problematiche sono nettamente inferiori. A chi la consigli questa esperienza, Mario? La consiglio a tutti, in qualche modo ai nostri politici. Perché? Perché credo che io soltanto stando sulla strada, vivendo per strada, poi con noi, che conosciamo bene male tutti i luoghi dove solitamente si aggregano queste persone, possono vedere realmente quello che succede la notte per una città. I barboni lasciano i segni della propria presenza un po' ovunque
E così capita di imbattersi in un cumulo di stracci sul pianerottolo di un ufficio del porto in via Marina, che di notte diventa la casa di Luciano e Caterina. I loro litigi sono interrotti solo dalle visite degli amici del camper. Sono ubriachi e arrabbiati. Per noi è impossibile avvicinarli. Il lavoro itinerante dell'unità mobile ha trovato un punto di riferimento nel centro di coordinamento Salvatore Buglione, nato lo scorso febbraio in via Pavia, all'interno di un appartamento che la Camorra utilizzava come casa per appuntamenti. È qui che i clochard ricevono assistenza legale, sanitaria e persino un domicilio postale. Finora sono stati registrati 846 senza fissa dimora. Cifre che non bastano a descrivere l'esperienza di chi, come Graziella, da 40 anni ha contatto con la sofferenza umana. Lavorare con i senza dimora significa proprio lavorare a fianco di persone che sono frantumate, che non hanno più un luogo dove siano raccolte, dove possono vivere la propria storia, la propria esistenza. La ricerca di un luogo, un'ossessione che assilla anche Tayeb, barbone a 5 stelle. Ma poi troverai un tetto. Ma? Troverai un tetto. Sto cercando. Oggi sono andato a Secondigliano a cercare il fabbriche abbandonato. Ho trovato una fabbrica abbandonata. Ho avuto paura di aprirla, ma la aprirò. E ci andrò. Cultor della materia, Epicureo, di un grave errore tu ti rendi reo. Se pensi che un caduco mucchio d'ossa senza lo spirito stare in piedi possa. Di certo tu saresti fredda salma, quel che ti muove non è il corpo, è l'alma.